Tu mi hai detto di far vedere quella clip meravigliosa, quella di Maradona che palleggia. Vediamola un momento insieme e poi mi dici perché secondo te si capisce il personaggio Maradona, no? Da quella. Vediamolo. Allora Marco, cosa ci vedi Beh, in se questo? fossi un pallone vorrei stare nei piedi di Maradona, su questo non ci sono dubbi. Questa è molto carina, bravo Tardelli! È molto carina, perché lo trattava in un modo speciale lui il pallone? Beh, specialissimo, non c'era nessuno che lo trattava come lui, era. Ha detto, conosceva tutto, tutte le sfumature del pallone, lui sapeva, magari non conosceva le altre, quelle della vita del calcio, ma però conosceva le sfumature del pallone Ma perfettamente. scusami, quando tu dici che non conoscevi altre sfumature, perché pensi che il grande mondo calcio in qualche modo l'abbia travolto e l'abbia anche Ma non lasciato un po' solo, no, solo? non solo. Tu una No. volta, tu hai fatto un pezzo per i tuoi 60 anni, mi ricordo, me lo facesti leggere prima di pubblicarlo, tra l'altro, e dicesti: noi non siamo riusciti ad aiutarti e tu non ti sei fatto aiutare. Cioè, cosa pensi? Perché poi Maradona ha avuto questo cupo di soldi, questo senso di autodistruzione così forte? Perché Maradona non si può mettere in un barattolo, non si può comprimerlo, perché non sarebbe Maradona, è il genio, non può essere compresso da niente. Scusa.